Bentrovati a tutti con questa nuova puntata di Edili.com. Il tema della trasmissione di oggi è tristemente attuale, parliamo infatti di terremoti e vedremo anche come provare a prevenire i disastri causati dal terremoto. Ovviamente anche una piccola provocazione trova spazio nella nostra trasmissione, nel senso vedremo quanto davvero il terremoto a creare disastri o quanto invece l'incuria o certe problematiche legate a un'edilizia non idonea. Ancora un'altra volta in questi giorni assistiamo alle migliaia di morti causate dai danni dell'ultimo terremoto che è avvenuto tra la Turchia e la Siria. E come sempre, purtroppo si torna a parlare di questo tema, ma quello che spesso non si comprende ancora è che non è il terremoto che fa i danni, è il nostro modo di costruire e quindi le nostre inadeguatezze. Si tratta di costruire meglio e di considerare la vulnerabilità sismica degli edifici, anche di quelli esistenti, quindi mettere le mani prima che arrivi un terremoto. Da questo punto di vista anche in Italia abbiamo perso un altro treno, che è stata la grande possibilità che il superbonus per gli interventi di adeguamento sismico poteva essere, che purtroppo non è stato colto, perché rispetto a tutti gli interventi del superbonus gran parte sono stati dedicati anche come risorse appunto all'efficientamento energetico, e ben venga. Purtroppo però solo un decimo sono stati interventi di miglioramento di adeguamento sismico dei nostri edifici, delle nostre case, e questo purtroppo è un'altra mancanza e speriamo di non doverla pagare cara in futuro. Purtroppo anche con l'ultimo terremoto avvenuto tra la Turchia e la Siria, con migliaia di morti, assistiamo alla messa a nudo, direi proprio, dei difetti, degli errori che facciamo nel costruire gli edifici. In questo caso, al di là del fatto che ovviamente dal punto di vista sismico si tratta di un terremoto abbastanza forte, di scosse continue, un terremoto che ha causato uno spostamento del terreno di oltre 3 metri, e parlando di edifici in cemento armato appunto, ho notato almeno 2-3 elementi che sono purtroppo sempre quelli che si ripetono quando vediamo degli edifici pesantemente danneggiati o addirittura crollati. E uno di questi è la mancanza di staffe e di armature sufficienti nei nodi trave pilastro, dove facilmente avviene proprio il distacco, il crollo o lo sbriciolamento proprio del calcestruzzo e una specie di meccanismo di collasso che fa sì che poi alla fine l'intera struttura vada a finire a schiacciarsi su se stessa, quindi ad avere praticamente tanti solai perfettamente sovrapposti tra di loro con i nodi che non hanno assolutamente retto. Un altro elemento che si vede ancora chiaramente nelle immagini che iniziano a girare già in rete sono le armature e la poca aderenza tra il ferro e il calcestruzzo nei solai e nelle strutture in cemento armato. I ferri si sfilano, quindi si vedono armature di pezzi interi di solaio completamente staccate, pulite, quindi rispetto al calcestruzzo. Vuol dire poca aderenza tra i due materiali che devono lavorare insieme. E questo appunto è dovuto spesso a degli errori anche nella progettazione degli edifici. Torniamo a parlare del progetto europeo Adrisismic, che vede anche IPLE tra i suoi 8 partner provenienti da 6 diversi paesi e che è uno strumento fondamentale per prevenire il rischio sismico dei centri storici urbani e mitigare gli effetti distruttivi del terremoto in un'area geografica particolarmente colpita, quella adriatico-ionica. I have studied structural geology, so as a geologist I would definitely say that we are living in one of the most seismic prone areas in Europe, of course, and that's why earthquake is one of the risks that all Mediterranean countries are facing. And from the past and the studies that we have done as geologists, we know that an earthquake will happen quite soon in every Mediterranean region, and this is something that we shouldn't forget. And also experience say that the next disaster will arrive as soon as we will forget the former one. So we need always to be active and to remember where we are living and what are the risks that we are facing.
and one tool to minimize our vulnerability and minimize the impact of a possible disaster is to be well prepared and to know exactly what we are going to face and how we can actually mitigate the risks and these impacts. That's why we are investing a lot in training and education, and this is also part of the activity that we have developed under AdriSeismic project, in which we have built a Moodle platform in which several educational programs are hosted. Some of them are addressed to practitioners, to civil servants and also to workers, but there is also one which is focused for volunteers because we think that all people can help in case of a disaster and can be useful and assist each other and our community to overpass the dangers. Ci siamo occupati quindi di studiare nuovi approcci e armonizzare il contesto normativo e abbiamo sviluppato una metodologia per la valutazione speditiva della vulnerabilità sismica degli edifici e ci siamo occupati di sviluppare nuovi pacchetti formativi rivolti a tutti gli attori che sono all'interno del processo della ricostruzione. Nell'ambito del progetto AdriSeismic abbiamo tre casi pilota a Bologna, in Croazia e a Creta e abbiamo applicato la metodologia speditiva che abbiamo sviluppato nell'ambito del progetto. Che cosa sono i tensegrity? È una parola strana, una parola combinata che deriva da due parole in inglese, tension e integrity, e fu coniata da un architetto famoso, Fuller, che era un po' pazzerello e che costruiva appunto strutture molto particolari, leggere, geoidi e altre forme, e tra queste ha studiato anche le tensegrity. Si tratta fondamentalmente di strutture che combinano in maniera intelligente la capacità dei materiali di lavorare a compressione ma anche a trazione. Vedete, all'improvviso questa struttura diventa una specie di tavolo di appoggio in grado di reggere dei pesi senza avere nessuna gamba attorno. Ovviamente ha però degli elementi che lavorano a trazione, quindi questi elementi verticali molto sottili, quasi invisibili volutamente, ovviamente sono quelli che la fanno funzionare. Il peso di tutta questa parte sopra, vedete, è sostenuta dal filo che lavora qui a trazione, quindi che sostiene l'intero peso, mentre gli altri due fili servono a dare stabilità. Non è sufficiente, ovviamente, come vedete, è ancora una struttura instabile, bisognerebbe aggiungere altri elementi che lavorano sempre a trazione e quindi è possibile farla diventare una struttura poi stabile. Cosa c'entra questo con l'edilizia? Ovviamente si possono immaginare anche gli edifici da costruire in questa maniera, specialmente quando, come già sappiamo, in edilizia ci sono materiali in grado di lavorare molto bene a trazione, come l'acciaio, quindi se immaginiamo questi elementi verticali in acciaio, è facilmente immaginabile appunto un edificio che possa funzionare in questo modo. Di sicuro è un edificio antisismico, perché ovviamente sarebbe in grado di assorbire tutti gli sforzi oscillando liberamente appunto e quindi non subendo grossi danni di struttura. Prof. Oh. Ma dimmi. Come mai lei ci ha detto che le sorelle non vanno mai fatte, però qua, come può notare anche lei, è pieno di sorelle, tutte sorelle. Bravo, allora intanto bravo perché tutte le volte che hai un dubbio su quello che fai o su quello che uno ti dice, devi chiedere, intanto bravo. Ricordi qui l'angolo, sono venute le sorelle perché l'angolo è particolare, non è a 90 gradi e la muratura fatta in questo modo, questi mattoni non sono il massimo perché non si rompono, ok? Quindi abbiamo, in realtà potevamo avere e farlo con dei mattoni diversi, pieni come questi, e come vedi non sarebbero venute sorelle perché questo è l'incastro, potevi tagliare gli angoli o lasciarli anche a faccia vista, intonacare il resto, ok? Okay. Bravo comunque.
Grazie, prof. Prego. Vabbè, continuo. Se prendiamo una catena e un anello e proviamo a fare cadere quest'anello in basso, ovviamente lasciandolo libero per migliaia di volte, cadrà giù dritto e non succede nulla. Ma potrebbe anche succedere qualcosa di strano. Vedete, in questo caso l'anello non è caduto. Okay? Ovviamente dietro c'è un piccolo trucco che non vi svelo. Ma quello che volevo dirvi è che con la sicurezza succede esattamente questo. Per migliaia di volte non succede nulla e quell'anello cade giù liberamente, quindi non succede proprio niente. Ma la volta che succede è una tragedia. Anche la seconda puntata di Edili.com 2023 è terminata, noi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, intanto vi consiglio come sempre di rimanere aggiornati sul mondo dell'edilizia, sulle attività dell'Istituto Professionale Edile di Bologna attraverso le nostre pagine social e anche attraverso la pagina YouTube Edili.com dove potete vedere tutte le nostre trasmissioni. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.